Milan ha fatto una partita di enorme spinta e oggi è riuscito a trovare due gol, cosa che non sempre riusciva a fare in precedenza, e a ribaltare nel momento più difficile della stagione, del campionato, con un Inter che va fortissimo, ribaltare questo match e poterci credere ancora. Nuovo sorpasso aspettando Bologna Inter. C'è un segnale all'ultimo quarto d'ora che è stato sì, realmente rispinta, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Fernandes, palla profonda a cercare Leao, prova Leao, Leao fino in fondo, Leao la mette in mezzo e arriva Giroud per l'1-1, il pareggio del Milan, straordinario lavoro di Leao. Duello con Rebic, Ibra va a coprire la diagonale per impedire il passaggio verso il portiere, Rebic ruba palla, Marusic, possibilità per il Milan, si fa vedere Sene Bekers, la giocata dentro, Acerbi, la tiene viva Ibra, palla in mezzo, Tonali! Tonali 2-1, incredibile, chiude la volta 2, il Milan passa con Tonali su una sciagura difensiva della Lazio che poteva liberare in mille occasioni, e invece Tonali si è trovato il pallone del destino per questo match e porta il Milan avanti. Il giocatore della Lazio cerca semplicemente uno sbocco sicuro, vuole solo il cronometro, vuole solo giustamente blindare questo risultato. Il Milan vince in rimonta dopo la grande paura iniziale, dopo il gol della Lazio, vince 2-1 nel secondo tempo col gol di Tonali. Trentesimo in poi il Milan ha fatto una partita di enorme spinta e oggi è riuscito a trovare due gol, cosa che non sempre riusciva a fare in precedenza, e a ribaltare